Campione sul campo, signore nella vita. Queste le parole che accompagnano il premio dedicato alla memoria dell'indimenticato Nils Liedholm, giunto alla sua decima edizione e consegnato come da tradizione a Villa Boemia, residenza della famiglia nel cuore dei vigneti di Cuccaro Monferrato. Dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia, a ricevere quest'anno il riconoscimento è stato Stefano Pioli, tecnico del Milan capolista in Serie A. Mio nonno, prima di curare l'atleta, curava l'uomo. Questa è sempre stata la mia sensazione. Così Paolo Liedholm, nipote del barone svedese, che ha a sua volta ricevuto in dono la maglia numero 11 di Zlatan Ibrahimovic. Sono convinto che Mr. Pioli abbia queste stesse abilità e che sappia trasmettere ai suoi uomini dei valori che vanno al di là del campo da calcio. Qualità che il tecnico, ormai da 2 anni sulla panchina rossonera, ha finora dimostrato di avere. Liedholm rappresentava l'eleganza, la passione e la saggezza, cercando di portare avanti il suo modo di essere signore dentro e fuori dal campo, commenta Pioli. Sono valori che cerco di portare avanti anche io. È difficile trovare analogie tra il mio Milan e il suo. Il nostro è un percorso iniziato da 2 anni e che spero possa dare i suoi frutti a breve o magari più avanti. Questo campionato è ancora lungo ed equilibrato, con diverse squadre che proveranno a vincerlo fino alla fine. Pioli arrivò al Milan ufficialmente a Milanello l'8 ottobre 2019, giorno in cui il barone avrebbe compiuto 97 anni. Io cerco di essere me stesso nei rapporti con club, tifosi e giocatori e credo di avere l'equilibrio necessario per gestire la situazione, prosegue Pioli. Il gruppo che sto allenando ora è molto giovane e ha bisogno di tempo, anche per sbagliare. Al momento penso di essere nella migliore posizione possibile per lavorare. Ho avuto la fortuna di avere grandi compagni di squadra quando giocavo e grandi allenatori, conclude. Bagnoli, Trapattoni e Ranieri sono quelli che mi hanno lasciato qualcosa in più. Sì, credo che sia un rapporto che stia continuamente crescendo, mi sta dando grandissime emozioni e soprattutto grandissime motivazioni, ma ho sempre sentito da subito, dal primo giorno che sono entrato a Milanello, l'energia giusta, una sensazione positiva. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare con questa umiltà, con questa continuità, perché ripeto, le sfide che ci aspettano sono sfide importanti, sono sfide difficili e solamente se continueremo ad avere questa voglia di giocare insieme, questa voglia di giocare la squadra, questa voglia di lavorare insieme potremo toglierci delle soddisfazioni.